portano addosso i graffi della vita e le cicatrici della loro resa ad un destino avverso, ma sui loro volti hanno disegnato anche la gioia dell'incontro con l'amore di Dio, capace di sanare le ferite. Papa Francesco li ha voluti tutti in prima fila nella Giornata Mondiale dei Poveri istituita al termine dell'Anno Santo della Misericordia per guardare, durante la messa celebrata in Basilica Vaticana, questi fratelli più piccoli, i prediletti di Gesù, l'affamato e l'ammalato, il forestiero e il carcerato, il povero e l'abbandonato, il sofferente senza aiuto e il bisognoso scartato. Nell'omelia Francesco mette in guardia dall'omissione, perché non fare nulla di male non basta. Dio, afferma, non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati, è un padre alla ricerca di figli, cui affidare i suoi beni e i suoi progetti. Attenzione a quando l'omissione diventa indifferenza al dolore altrui, quando si volta lo sguardo, quando ci si sdegna di fronte al male, ma poi si resta immobili. Nel povero Gesù bussa al nostro cuore e assettato ci domanda amore. Quando vinciamo l'indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo suoi amici buoni e fedeli con cui egli ama intrattenersi. Questa è la vera fortezza, non pugni chiusi e braccia conserte, ma mani operose e tesse verso il poveri, verso la carne ferita del Signore. È l'apertura del cuore che conta. Amare Dio e il prossimo dura per sempre, mentre tutto il resto passa. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali. Per questo in loro, nella loro debolezza, c'è una forza salvifica. E se agli occhi del mondo hanno poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo. Sono il nostro passaporto per il paradiso. Francesco chiede il coraggio di amare non a parole ma con i fatti, di condividere la vita e anche il pane, come lui stesso fa nel pranzo per 1500 poveri in Aula Paolo VI, trasformata per l'occasione in un salone per le feste con tavoli imbanditi con fiori e sedie di tessuto rosso. Nel prendere la parola il Papa invoca la benedizione per i nostri cuori, le nostre famiglie, i nostri desideri, la nostra vita e ricorda le tante mense aperte a Roma per i poveri. A servire il pranzo, Andrea Ciamprone, 46 anni, diacono dal 2013, insieme alla limosineria va due volte a settimana a distribuire la cena ai più bisognosi. Un servizio nato dal cuore e nel quale ha coinvolto fin da piccoli i suoi figli. La cosa bella che ho sempre detto ai miei figli e ai diaconi insieme con i quali lavoriamo, facciamo questo servizio, è che dobbiamo preparare le cose come per i nostri figli, come per quelli di casa. Non ci deve essere differenza. Il povero che già soffre la vita dello scarto, dell'emarginazione, ha bisogno delle primizie, ha bisogno delle cose buone, non delle cose in scadenza o delle cose scadute. Perché è questo che restituisce dignità al povero, come ieri nel pranzo che c'è stato. Era un pranzo dove mi hanno messo le gambe sotto a un tavolo con una tovaglia bianca apparecchiato dignitosamente. E tanti di loro, in quelle 2 o 3 ore che siamo stati lì, hanno lasciato il mondo della sofferenza, hanno lasciato alle spalle ciò che li rende disumani, per riprendere un po' di dignità, di umanità, perché c'è stato questo contatto alla pari con chi è con loro. Mario Gambino e Mario Cotena oggi sono i responsabili del Dono di Misericordia, il dormitorio aperto un anno fa vicino il Vaticano. Entrambi hanno perso tutto improvvisamente, ma hanno anche trovato braccia aperte e forza per ripartire. C'erano pure loro al pranzo con il Papa. Ho avuto lo sfratto, e questo parliamo di luglio. E verso agosto mi recavo a Ostiense per prendere un treno per andare a Firenze. Solo che ho sbagliato treno e sono sceso qui a San Pietro. E da San Pietro è cominciato tutto, diciamo. Ho incontrato le suore che mi hanno indicato qui, sono arrivato qui, mi hanno dato il posto letto e tutto il resto, diciamo. Poi ho conosciuto tante persone qui di cui mi vedo bene. Voglio andare avanti. Ritornare, non dico al mio lavoro, perché comunque è difficile riprendere il mio lavoro. Però comunque prendere qualcosa di più concreto. Non ti puoi fermare a un dormitorio. È quello che io comunque dico ai ragazzi. Perché il dormitorio ti dà la possibilità di avere un tetto un mese, 40 giorni, 2 mesi.
però comunque devi ritornare alla vita reale, comunque devi avere un po' di testa e uscire da questa situazione.